un attestato di partecipazione che è possibile ritirare all'info point presente in sala. Ben si comprende come sia essenziale un volontariato specializzato sulle tematiche di salvaguardia del patrimonio culturale e dai rischi naturali, inteso non solo come capacità operativa in emergenza, ma anche come attività di monitoraggio, mappatura, pianificazione e prevenzione che operi in stretta relazione con la sovrintendenza. Il volontariato, infatti, rappresenta un'importante e qualificata risorsa che può essere messa a disposizione degli enti preposti per la tutela dei beni culturali. Alla luce di quanto detto fino adesso, ben si comprende come siano essenziali delle strutture per la formazione a livello internazionale di operatori specializzati, in grado di intervenire rapidamente per il recupero delle opere d'arte in situazioni di emergenza, nonché un centro di controllo e coordinamento dell'emergenza ed anche un deposito temporaneo per le opere d'arte recuperate a seguito di eventi calamitosi. Il dottor Luigi Giacobbe, dirigente storico dell'arte della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Messina, interverrà sul tema esperienze per il recupero in emergenza del patrimonio culturale. Molto rapidamente volevo farvi vedere, dovremmo andare molto veloce perché sono parecchie di cose.
parecchie immagini. Ecco, vedete qua il sagrato della chiesa. Non andiamo velocemente perché vedremo dei dettagli. Questa è la parte, diciamo, della navata sinistra, destra. Questo è il sagrato, come vedete, il vaso delle dipinti. Vedete che siamo proprio veramente qui, la gente comincia a portare i propri effetti personali, perché appunto è costretta ad abbandonare il proprio abitazione. Ecco, tanto infatti, diciamo, dando l'idea di quale doveva essere lo scenario dei primi giorni post-alluvione. Cioè, sono molte immagini, qualche un archetto medievale che si trova a fianco della chiesa, e questa è proprio la via di corrispondenza appunto del cosiddetto puttana da cui proprio è passata la massa franosa. Andiamo avanti, quindi dicevo, dicevo che la, in realtà l'acqua ha lambito soltanto alcune parti dell'ingresso della chiesa, ma non ha, diciamo, come dire, provocato danni alle opere, se non appunto qualche piccolo schizzo di fango, ma qualcosa assolutamente insignificante. Quindi si è provveduto a fare nella chiesa, però è contenuto un patrimonio importantissimo. Diciamo che nella chiesa, diciamo, ci sono circa 700-800 pezzi fra argenti, tessuti, sculture in legno e marmo, dipinti su tela, su tavola, veramente una quantità enorme di beni. Per cui ci siamo trovati nella necessità di dover fare un'analisi dello scenario per capire qual era la cosa importante da dover portare via, scopo precauzionale, cosa si poteva invece lasciare lì tranquillamente perché non avrebbe, come dire, costituito motivo di furto o di danneggiamento. C'è la Madonna con bambino di Antonio Guida Antonio De Saliba e altri pezzi che faccio vedere, la Madonna del Rosario di Carlo Minaldi, il San Filippo del Gira, altri dipinti appunto precedenti come questo che abbiamo ritenuto di dover lasciare lì perché tra virgolette tecnicamente non appetibile per eventuali da parte di eventuali malintenzionati, e così come anche le strutture marmore di grande diciamo, consistenza che sono state lasciate in loco perché non soggette a possibili, diciamo, devastazioni furti. E qui è stata veramente importantissima l'opera del volontariato, soprattutto per il corpo dei vigili del fuoco, che veramente con una perizia tecnica, unitamente a una grandissima sensibilità e delicatezza, hanno, diciamo, provveduto materialmente al distacco e al trasporto delle opere, sia pure in condizioni non ideali, perché appunto l'emergenza non ha previsto quelle condizioni che noi in genere usiamo quando si tratta di spedire delle opere per delle mostre, dove c'è diciamo, dei protocolli di imballaggio, di trasporto particolarmente sofisticati. Qui comunque le opere, nonostante quanto si possa pensare, sono state portate via in assoluta sicurezza e non hanno subito alcun danno, in un luogo appunto di stoccaggio sicuro e protetto. Ecco qua vedrete molto velocemente le immagini, io non so se si vedono, forse c'è troppa luce, proprio della distacco e trasporto. Distacco e trasporto in certi casi è risultato anche molto problematico, vedremo forse un po' più avanti. Non so se riuscite a vedere. Sì, sì, sì. E ovviamente non era possibile arrivare in loco con mezzi, diciamo, di trasporto, per cui tutto è stato fatto a mano, qui l'altro quadro di Minaldi, tutte opere in perfetto stato di conservazione perché sono state restaurate, diciamo, in tempi abbastanza recenti ad opera, ecco, anche lo potete fare qui ad opera con fondi regionali. Ecco, questa immagine è di un fotografo che non so di chi sia, ma ce l'hanno recapitata
dà l'idea anche di, oltre alla professionalità, allo spirito, all'abnegazione, all'impegno, anche un coinvolgimento emotivo che coinvolge volontari, e come diceva l'architetto Ricardo, anche i residenti, gli alberghieri, che sicuramente non hanno molto gradito questa operazione di asporto del patrimonio storico artistico, ma che poi, come vi farò vedere, sono stati anche ampiamente risarciti di questo disagio. Ecco, questo è il crocifisso seicentesco della cappella del crocifisso. Andiamo avanti, sono immagini molto suggestive, ma danno l'idea anche della concitazione del momento. Ecco qua un attimo, non dimentichiamo che insomma, purtroppo quando noi svolgevamo queste operazioni si scava ancora per cercare i corpi dei dispersi. Ecco, questo è stato un caso parecchio difficile. I vigili che sono stati impegnati in questa specifica operazione sono stati anche insigniti di un encomio, perché la tela attribuita dal Barocca con la Pietà era sigillata da un vetro collocato lì nel 1902 da parte di una nobile, la baronessa La Spada, che era veramente particolarmente fragile e particolarmente pesante. È stata veramente un'operazione abbastanza complessa, quella dello stacco della protezione di vetro e poi lo stacco del dipinto stesso. Quindi questa è stata veramente una operazione delicatissima e anche molto rischiosa. Andiamo avanti, che qui velocemente, è uno dei dipinti più rappresentativi, più importanti della Chiesa. Anche questo, portato e poi successivamente imballato e protetto e conservato. Questo invece è il paliotto dell'altare centrale dell'Ottocento di Camalo. E poi, peccato per questo riguardo la fotografia, ma noi abbiamo fatto tutta una serie di prestazioni per verificare non solo le condizioni della chiesa di San Nicola, ma anche delle strutture circostanti. Ecco, uno dei simboli giampieri, che è la croce votiva, segnava proprio era riferito a una leggenda importante per i giampilieri, era veramente significativa, era stata falciata dalla furia della Pimara e proprio spaccata in metà, una croce marmorea. Ecco, questa qui l'abbiamo trovata fra le macerie, insomma, in fondo alla vallata, e l'abbiamo anch'essa recuperata, come vedete. Diciamo più avanti il ceppo si presentava così, senza le troncato delle croce. Questa è una foto dopo, un po' la pulitura della zona, e poi ad opera del comune qualche anno dopo si è provveduto al restauro, alla rimessa in cristino, in una foto che faccio vedere, che è questa, per cui la vicenda si è conclusa anche positivamente. Anche qui c'è un cerchio, si è chiuso positivamente. E per il risarcimento di tutta questa vicenda, noi abbiamo avuto la sovrintendenza anche la possibilità di realizzare un bel volume che un po' ha raccontato questa vicenda del recupero della salvaguardia dei beni di Santo Spirito, della chiesa di San Nicola e Giampilieri, ma anche appunto è stato un omaggio dedicato appunto alle vittime dell'alluvione, un volume che documenta proprio appunto il patrimonio artistico di Giampilieri. Stessa vicenda a Scaletta, anche qui qualche precisazione. Questo è Palazzo Lupo, che dicevamo prima, ma che qui si è dovuto fare con l'intervento di messa in cristino. Come vedete, gran parte, un terzo dell'edificio è stato veramente spazzato via dalla furia del fango. Noi abbiamo recuperato però ciò che era possibile recuperare, per lo stemma gentilizio che era rimasto lì tra le macerie, quindi si è effettuato questo recupero. E all'interno della chiesa, che è stata sfondata proprio dalla furia del fango, in realtà è una chiesa non molto ricca, abbiamo individuato due opere in particolare che potevano essere importanti, due opere di un pittore ottocentesco che si chiama Giuseppe Picuri, la Madonna del Carmine e poi un'altra, la Sacra Famiglia
due tele gigantesche, alte circa più di 3,5 metri, pesantissime, pesano circa mezzo quintale ciascuna, perché dotate di una cornice, anche se restaurate, e investite da qualche schizzo di sangue, di fango, ma non irrimediabilmente danneggiate. Quindi anche qui si è provveduto, la chiesa era ormai sventrata, non aveva più porte, quindi era necessario portarle via. Vi dico subito che i furti in questi casi sono molto sono possibili, e nel caso di Ciampiglieri, per esempio, passata un po' la vicenda dell'alluvione, c'è stato il furto al santuario di Santa Maria delle Grazie, dove hanno rubato una parte del fercolo processionale. Quindi, diciamo, più c'è attenzione su questi luoghi, questi eventi, più si alimenta l'interesse dei malintenzionati. Quindi vedete appunto le problematiche che uno si trova a dover affrontare, sono tutte queste, non so se da questa foto si può capire che cosa significa quel puntello che viene indipinto allo scopo di non essere rubato. E in realtà staccare questo rampino che tiene il telaio è stata un'impresa molto ardua. E sono intervenuti qui ancora una volta i vigili del fuoco, come vedremo. E una cosa da dire, cioè i ladri non si rubano una tela così grande, ma semplicemente per la taglia, per la rotola, sulla portano via. Quindi qual è lo scopo di metterla in sicurezza? È proprio anche questo di evitare che si verifichino queste cose. Non è stato molto facile nemmeno realizzare questo distacco, come vedete. Alla fine ci si è riusciti e anche questi dipinti sono stati imballati con delle cesoie di non poco rilievo, e quindi anche questa operazione prevede un intervento specialistico di un certo tipo. E andando avanti, appunto, sono stati poi esaminati anche qui schedatura, documentazione fotografica, l'imballaggio che abbiamo seguito noi mezzi che ci avevamo e sono poi stati stoccati in un posto sicuro, con mezzi appunto messi a disposizione anche dalla protezione civile, con la presenza anche di vari volontari, perché poi in queste circostanze gli abitanti del luogo, al di là della loro strutturazione del volontariato, hanno veramente una grande spinta a partecipare. E volevo dire che anche in questo caso abbiamo voluto chiudere il cerchio portando questi quadri a una mostra che abbiamo realizzata a Monte di Pietà nel 2011, questo quadro che in attesa di tornare alla sua sede originale, è stata esposta alla mostra, è stato messo in catalogo. Quindi l'operazione di recupero, in certa parte, è anche un'operazione di studio, di analisi. Si conclude così. Vado adesso velocissimamente su un altro versante, quello di cui parlava l'ingegnere, la vicenda della frana del 14 febbraio 2010 di San Fratello. Lo vedete, la chiesa realizzata nel 1956 è fratturata, ma tutta la piazza, tutta la zona, tutto il caseggiato circostante è veramente lesionato, è fortemente lesionato, l'interno è lesionato e all'interno sono presenti tutta una serie di opere. Quelle mobili sono state, diciamo, portate via e messe in sicurezza non con poca difficoltà, perché come vedete la minaccia di crollo era dietro l'angolo. Rimangono le opere mobili per destinazione, cioè gli altari, e qui c'è una piccola premessa, che la sventura di San Fratello sta nel fatto che questi altari qui in realtà non appartengono a questa chiesa, ma appartengono alla vecchia chiesa di San Nicola e San Fratello, che si trovava da tutt'altra parte rispetto a questa, in alto, che nel 1922 fu colpita una frana e venne demolita, ma dopo il 22 tutti questi oggetti, e alcuni di questi sono veramente monumentali, come vedete, furono ricollocati nella nuova chiesa costruita a più a valle nel 1950. Vedete, c'erano gli altari in porfido, cioè gli altari, le radiazioni in porfido di dimensioni gigantesche. Ora vi dirò che cosa, come è andata a finire questa storia.
le lesioni sono visibilissime per tanto all'arco, c'è l'organo ottocentesco, c'è il pulpo di Giuseppe Orlo del 1742, che penso che sia costituito da diverse tonnellate di marmo, alto circa 11-12 metri, di una grandezza monumentale che ancora rimane lì, perché poi vi dirò come è andata la storia, è una storia di divenire questa, perché non si sa bene. E anche qui le operazioni di sgombero sono state effettuate dopo un'attenta analisi, anche con il contributo importantissimo per una lesione passante sul pavimento, per capire insomma, che circostanze di lavoro ci trovavano. Noi abbiamo fatto un progetto con l'uso di carri ponte per poter provvedere allo smontaggio, ma è stato ritenuto molto pericoloso da affrontare. Ecco, ecco le problematiche che poi possono vedersi in un quadro nascosto sopra una bustola, cioè realizzato, cioè collocato una parete e successivamente realizzata una struttura in legno che non permetteva di montare, quindi i vigili hanno realizzato una sorta di rucola e come vedete l'hanno staccato e fatto passare attraverso un piccolo intercapedine e fatto uscire, come vedete le cose immagini, proprio da questa struttura in legno, anche qui con molta delicatezza, con molta professionalità. Ovviamente la stessa operazione è stata fatta per i libri, per gli oggetti, anche per oggetti particolarmente pesanti, questa è una parte forse battesimale un po' moderno e antico, un po' assemblato, ma anche questo era nel transetto della chiesa, quindi si doveva prelevare e diciamo, portare fuori dalla chiesa percorrendo tutta la navata, in quelle condizioni diciamo, di precarietà. L'ultimo caso. Scusi, ma per quanto riguarda gli altari, perché gli altari, allora, mi sembra che è un bel patrimonio risalente appunto alla vecchia chiesa. È stata proprio la. È stata l'ultima messa. Io sto parlando per gli altari che erano stati collocati dalla vecchia chiesa. Sì. Sono rimasti là, infatti il problema è recuperare quei per là e poi tra parentesi anche collocarli in luoghi che possono ospitarli. Allora, c'è un progetto di demolizione controllata della chiesa, perché la chiesa deve essere demolita, non è più agibile, non potrà essere più risanata, quindi ci sarà una demolizione controllata della chiesa, quindi non una demolizione devastante, attraverso la quale si tenderà a recuperare questi beni immobili per destinazione, cioè ovviamente che sono consistenti, quindi sarà una bella esperienza abbastanza impegnativa per vedere come andrà. L'ultimo caso che non è proprio una calamità, ma è una cosa che noi dovremmo fare molta attenzione, che riguarda la manutenzione e la tutela dei beni. Ecco, questa è la chiesa di San Nicola, paradossalmente abbiamo parlato sempre di chiesa di San Nicola, dedicata a San Nicola. E la chiesa di San Nicola Gioiosa Maria, e il nostro patrimonio, come diceva anche Riccardo, è molto fragile. Qui per esempio è crollata nel 2010 la copertina del soffitto del transetto del cadino ansidale, perché un attacco termitico ha danneggiato, triturato le centine che tenevano incannucciato e la copertura ha collassato danneggiando parzialmente il coro e pochissimo l'altare maggiore. Ovviamente questa crollo si sposta, guardate com'è la parte caduta, proprio perché i termini hanno rosicchiato a seguito di una microclima caldo umido che favorisce l'attacco del termitico, ha rosicchiato le strutture portanti della copertura. Non prendo molti danni, la cosa si è verificata in un orario notturno, per cui non ci sono state vittime, ma come ho
potete immaginare, poi era benissimo esserci. Posso farle una domanda? Sì. Ma noi invece di pensare quando già il danno è avvenuto, bravo, abbiamo una catalogazione a monte come per tutelare, sappiamo che in quella chiesa abbiamo queste cose da salvaguardare, non andarla a fare la catalogazione a disastro avvenuto, si perde tempo e via di seguito. Allora, questo ovviamente si fa, perché se non fosse così noi avremmo di questi eventi uno al giorno. Quindi già sappiamo. Veramente sì, siamo in periodo di vacche magre, per cui diciamo, queste attività di salvaguardia purtroppo sono anche più rare, perché quando noi parliamo del risanamento del soffitto ligneo di una chiesa come questa, parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro, e noi abbiamo centinaia di queste chiese, quindi fondamentalmente noi raccomandiamo continuamente sempre la manutenzione, per esempio, dei canali di scolo, dei pluviali. Vi posso raccontare un episodio che veramente che io poi concluderò. Non cito il luogo nella chiesa, ma la cantoria e la controfacciata della chiesa è stata totalmente demolita dall'acqua a seguito di una bottiglietta di 50 centimetri. Perché questa cantoria si trovava nella parte alta della chiesa, dava attaccata a un terrazzino esterno, nel quale terrazzino c'erano appunto dei canali di scolo, una bottiglietta di acqua finita lì, non si ricorda, ha occluso questi canali di scolo, si è riempita come se fosse una piscina questo cortiletto esterno, e ha forzato la porta e ha sventrato tutta la cantoria settecentesca. Quindi quello che raccontiamo sempre è la manutenzione. Diciamo, noi questi problemi ci ritroveremo nei prossimi anni continuamente, perché noi abbiamo un patrimonio enorme. In ogni paese dei Nepoli ci sono almeno 30-40 chiese e tutte hanno queste problematiche. Tutte sono fatte di legno, tutte sono attaccate agli insetti xilofagi. Purtroppo, diciamo, se